Svegliati. 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 Rabarbaro! Stasera a letto senza cena! Dottor Caiazzo? Sì? Fottiti! Due notti senza cena! Tre notti senza cena! Mi spieghi una cosa? Che cazzo ti dice il cervello, eh? Niente! E immaginavo che non ti dicesse niente. Ricordati che io non sono come voi, non sono qui perché sono pazzo, ok? Ma qui nessuno pensa che tu sia pazzo, perché qui non ci sono pazzi. Tranquillo, Ema. Ma come Ema? Come fai a sapere come mi chiamo? Chi te l'ha detto? L'ho chiesto al dottor Caiazzo. Bene. Aspetta, aspetta, aspetta un secondo, Guarda cosa qua, il tuo amico Enrico. Un paio di ciabatte per te. Enrico, noi non siamo amici, ok? E non lo diventeremo mai, va bene? Perché? Ma come perché, Enrico? Ci siamo appena conosciuti e per diventare amici almeno dobbiamo piacerci. E che problema c'è? Io non ti piaccio. Enrico, passami le ciabatte. Grazie. Ma aspetta, io avevo un telefono. Dov'è? Ce lo avranno loro. Loro chi? I medici. Il dottor Caiazzo non vuole che si usi il telefono perché è fonte di stress. Beh, forse su questo c'ha ragione il dottore. Però se hai bisogno di telefonare, c'è un telefono qui fuori in corridoio. Sì, allora io mi sa che vado a fare una telefonata. Ma chi è che chiami? Enrico, questi non sono cazzi tuoi, va bene? Pronto? Sì, ciao Tiziana, sono io. No, infatti ti chiamo quello della clinica perché il mio me l'hanno, poi ti spiego. Comunque volevo dirti che oggi, perché oggi è successo che praticamente c'è stato un piccolo problemino, però sai, io non lo chiamerei problemino, anzi, cioè, credo che per me dal punto di vista professionale e anche dell'azienda possa essere una grande, cioè, infatti è per quello che... infatti lasciami spiegare, praticamente è successo che... Per ottenere il certificato devo rimanere qua sotto osservazione 24, massimo 48 ore. Tiziano, pronto? Pronto? Che cazzo stai facendo? Io? Niente, sono venuto di qua per sentirti. Ti stavi spiando, vero? Sono venuto qua per ascoltarti, che cosa? Schifo, ma spia di merda. Ma stai facendo? Calma! Che cosa sta succedendo? Sono venuto di qua per suonare la chitarra. E non so che cosa mi è successo. L'ho spaccata. Qui la situazione è molto più grave del previsto. Lo sai? Gli attacchi d'ira non sono una cosa da sottovalutare. Ma che attacchi d'ira? Cosa sta dicendo? Credo che ti fermerei qua molto di più. Ma che cazzo? Ed ora tornate nelle vostre camere. Vietato cuore, vietato due il telefono, si può fare un cazzo qua dentro.
fa stasera? Non hai caldo vestita così? No. Fumi? No. Ti fa niente se mi siedo un attimo qua? Prego. Grazie. Sai che stavo pensando che è pazzesco che in un posto del genere si può fumare, ti lasciano fumare, però non si possono usare i telefoni. Anzi sì, dammi una sigaretta. Vuoi una? Sì. Vedi che così uno ogni tanto, sai, ti rilassi un attimo, ci sta. Sì, ma non me la fumo qui. Come no? Dove che vuoi fumarla? Dentro. Perché dentro? Cos'è che non si può? Appunto, così qualcuno verrà a dirmi che non si può fare, mi farà incazzare e mi darà un motivo per prendere la schiaffi. E dopo mi sarò calmata. Cioè, il ragionamento funziona, però dai, non penso che lo farai, no? Ehi! Non si fuma qui dentro, te l'ho già detto! Ma che cazzo vuoi? Torna in camera tua! Torna in camera tua! Pazzesco! Ciao, Emma! Ciao, Harry! Che ci fai qua? Fumo! Ma quella però non è una sigaretta, vero, Harry? No, no, è molto meglio! Sì? Sì. È tipo roba terapeutica? Che cazzo dici? Questa è vita! Addirittura! Vuoi? Posso? Certo, certo! Grazie! Porca troia. Buona? Ma è forte, eh? Te l'avevo detto. Sai che, Harry, stavo pensando, volevo chiederti una cosa, Come ci sono finito qui dentro? Sì. Perché io ci ho pensato, no, alla fine tu sei molto più normale di un sacco di stronzi che ci sono in giro, no? Ma prendi ad esempio quel nazista del dottor Caiazzo che lui dovrebbe marcire in una clinica, no? E invece di te me lo sono chiesto, no? Ho picchiato mia moglie. Ah. Ah. L'ho picchiata quando ho capito che mi tradiva. Sì, però Harry, queste sono cose che, cioè, nelle coppie succedono, no? È abbastanza normale. Ah sì? Tu pensi sia normale? No. No, non lo è. Sono diventato una bestia. Qui però ora sto bene. E sai cosa ti dico? Che dovrebbero esistere posti come questi anche per le persone che ti tradiscono. Perché non meritano un cazzo nella vita. Cioè, sai che pensandoci bene, no? La normalità è un concetto piuttosto strano. Posso dirti un segreto? Sì, certo. Così va bene. Ci siamo. Buono? Buono! Ok. Ah, che cazzo. Scusami. Stavo montando con Harry il cartellone, scusa. Tranquillo, fai pure. Sì, ma l'ho fatto apposta, ho montato il cartello con Harry, Cosa stai facendo? Stai disegnando? No, sto giocando a tennis, non vedi? Sai che sei veramente una rompicoglioni? Cioè, adesso ho capito perché ti chiamano principessa, perché sei proprio una rompipalle, davvero, te lo devo dire. Ah, sì? Sì. E allora perché continui a starmi attorno? Sai che non so se dovrei dirtelo, però guardarti così da vicino mi sta venendo voglia di provarci con te. Guarda che ci stai provando già da un pezzo. Ah, sì? Allora mi hai scoperto, Posso svelarti un segreto? Sì. Ah! Enrico, hai capito le regole? Al 3 partiamo, ok? 3.
luce, si spegne! Mamma, che palle, oh! Sì, ciao Tiziano, sono ancora io. E appunto ti ho chiamato per dirti che non riesco a rientrare oggi, è successo un casino. No, appunto Tiziano. Ma non è stata colpa mia davvero, devi credermi, è stata tutta colpa di una stronza che ha fatto un casino, una pazza scema che ha fatto un casino, ci sono andato di mezzo io. Alex, Alex no, aspetta, davvero, Alex, dai cazzo. Ma... tu che cosa stai facendo? Cosa stai scrivendo? Cristaldi! Emma! Te lo sei meritato. Cosa mi sono meritato? Lo sai perché sono venuto qua? Lo perché? Sai? Perché? Per chiederti scusa. Ah sì? Sì. E come? Ti ho portato questo. E basta, tutto qui? No. Poi sono venuto per dirti un'altra cosa. Per dirti che mi piace un sacco, che quando mi guardi così come mi stai guardando adesso, io non so che cosa mi succede. E poi sai quando ti comporti da ragazzina, a me fai impazzire. Io non ho fatto niente. Ecco, vedi. Catch me if you can! Sono pazzo! Tranquillo, dottor Cagliazzo. Qui nessuno pensa che lei sia pazzo. Perché qui non ci sono pazzi.